Caro amico, è molto difficile dare il consiglio che mi chiedi. Dunque, hai un legame che non puoi sciogliere e che a quanto sembra ti è molto fastidioso. Io sono vecchio, ti ho detto che ho molto vissuto e così fai appello alla mia esperienza perché ti aiuti. Ma temo che la mia esperienza non possa aiutarti. Perché mi sembri proprio nei guai. Se ho ben compreso fino in fondo la tua lettera, il tuo caso sarebbe il seguente. Hai conquistato una donna sposata e troppo tenace. Preciserò per essere sicuro di non ingannarmi. Tu sei giovane, molto giovane. Hai soltanto 25 anni. Dopo aver corso a destra e a sinistra per le strade, dietro le donne di strada, ti sei sentito sollecitato, come tutti noi del resto, dal desiderio di amori più eleganti. Allora hai messo gli occhi su un'amica di tua madre, che a sua volta da qualche tempo aveva messo gli occhi su di te. Lei si trovava proprio nel momento in cui la donna è ancora desiderabile, ma è sul punto di non esserlo più. 40 anni passati, grassottella, fresca, di bella freschezza, di quella freschezza delle uve conservate, e piena di tenerezza da vendere, da che suo marito non ne consumava più da tempo. Dapprima vi siete scambiati qualche sguardo, poi le strette di mano sono diventate un po' più lunghe, più insistite, con pressioni timide da principio, significative dopo. E una sera l'hai baciata dietro una porta. E lei ti ha restituito il bacio ad usura. Sei uscito per passeggiare, rapito, leggero, in delirio. Ti eri innamorato. Qualche giorno dopo, la catena era belle ribadita. Una ben dura catena, povero amico mio. Tanto per cominciare, si può dire che l'età stessa della tua amante rappresenta di per sé un pericolo terribile. Le donne a quel punto cercano la loro ultima preda, il loro bastone per la vecchiaia. Se il bastone è forte, tanto meglio. Una vecchia volpe è più furba di una giovane. Pensa poi che l'ultima cosa alla quale una donna rinuncia è proprio l'amore. La donna rimanda più avanti possibile il momento dell'abdicazione. Se può, lo rimanda fino alla paralisi senile. Vorrei che si condannassero le dissolutezze delle vecchie come si condannano gli stravizi dei minorenni. Chi è più colpevole? Chi comincia troppo presto o chi finisce troppo tardi? In tutti e due i casi si fa violenza alla natura. Povero ragazzo mio, come ti compiango! Se non mi inganno, la cosa dura ormai da 5 anni. Sì, ho capito bene. Lei era ancora appetitosa. Ma ora non lo è più. 5 anni, nell'età del ruzzolone, contano per 50. Te la sei vista deteriorare di giorno in giorno. Quando l'hai presa, era un piatto ancora mangiabile. Ora non sono rimasti che gli avanzi. E gli avanzi si buttano via. Temo che ormai tu non abbia che una consolazione: vederla invecchiare. È almeno una vendetta, questa, una buona vendetta, perché io non riesco proprio a vedere come tu possa sbarazzartene, a meno che tu non preferisca raccontare tutto a tua madre, ma ciò non sarebbe molto delicato. Lei pranza da voi 2 volte alla settimana e la sera viene quando vuole, a tutte le ore. Suo marito ti adora e ti porta con sé a teatro. È naturale che sia così. Quanto a lei, ti subissa di attenzioni, di cure, di tenerezze, di segni irrecusabili d'amore. Vedi, ci sono due cose che dovrebbero essere insegnate ai ragazzi nel momento stesso in cui si insegna loro l'alfabeto.
Non bisogna mai prendere un amante che non possa esserti infedele. Bisogna guardarsi, fino a tanto che è possibile, dai legami che non si possono sciogliere con un po' di denaro. Quando una donna è ancora desiderabile, sapendoci fare, si può spesso sbarazzarsene affibbiandola ad un amico. Ma tu non speri tanto. Però tu vuoi rompere, rompere ad ogni costo. Rompere. Che problema. Chi facesse un buon manuale dell'arte di rompere renderebbe più servigi all'umanità e soprattutto agli uomini dell'inventore delle ferrovie. Cerchiamo mezzi pratici. Se noi vivessimo in un altro secolo e praticassimo altri costumi, ti consiglierei semplicemente di avvelenarla, già che lei pranza spesso a casa tua. Ma non ci sapresti fare e ti faresti mettere nel sacco. So benissimo che vi sono ancora altri mezzi per avvelenare una donna, mezzi che la legge non può né prevenire né punire. Non è affar mio rivelarteli. Andiamo avanti. Non esiste in realtà, per rompere con un amante, che un buon mezzo, la fuga. Si sparisce e non si ricompare mai più. Lei vi scrive e voi non rispondete. Viene a trovarvi e voi avete cambiato casa. Lei vi cerca dappertutto, ma voi siete introvabili. Se per caso la incontrate, fate finta di non riconoscerla e tirate a lungo. Se vi ferma, le chiedete con cortesia: «Desiderate, signora?» E dentro di voi gioite del suo stupore, del suo furore e della sua indignazione. Con questo procedimento non c'è che un pericolo da temere. Il vetriolo. Questo mezzo ha il vantaggio di essere radicale e anche grossolano, ma non è affatto applicabile al tuo caso, fortunatamente, perché tu vivi in famiglia. Il coniglio inseguito va sempre a rintanarsi nel suo buco. Così uno torna sempre sotto il tetto paterno, anche dopo una lunga assenza. Lei ti riprenderà al ritorno, ecco tutto. Che fare allora? Rassegnarti, tenerla. Lo so benissimo che ora tu provi per lei odio e disgusto. Tanto peggio. Però io credo che tu debba usare tutta la tua abilità per evitare le occasioni di stare con lei. Poi scappa, perdi conoscenza, simula un attacco di nervi, di rabbia, di epilessia, grida. Al fuoco! Aiuto! Gli assassini! Quando rimanete soli, dimentica il cappotto, che so io. Paga un domestico perché bussi alla porta non appena lei si rinchiuderà con te. Ma rassegnati a subire, almeno platonicamente, la sua passione. Però a te è necessaria assolutamente una rottura. Allora fatti sorprendere in flagrante dal marito. Te la caverai con un paio di mesi di prigione. Non è poi molto. Quanto al tipo di procedimento, non lo giudico indelicato. È lecito ed è legale. So benissimo che il marito non vorrà forse sorprenderti, né vorrà esporti a un rendiconto capitale piuttosto penoso. Ti indicherò il mezzo per attirare nella trappola lo sposo sospettoso e prudente. Scrivigli una lettera d'amore che firmerai con il nome di un'attrice, giovane e graziosa, chiedendogli un tête-à-tête di un'ora. Tutti gli uomini hanno la tendenza a credersi irresistibili. Perciò verrà. Tu gli avrai raccomandato di entrare senza esitare, senza suonare, nella casa indicata. Non metterai il paletto e resisterai più a lungo possibile. Sia che vada in bestia, sia che ti perdoni, metterà a posto la faccenda. Abbi cura tuttavia di avere dei testimoni nell'armadio, nel caso in cui il marito non intenda arrendersi all'evidenza. L'amore, mio caro, è una cosa molto piacevole, ma anche molto spiacevole. Quando è nel bicchiere, bisogna berlo, diceva il maresciallo de Saxe. Fortunatamente, il vino vecchio della tenerezza non vale il vino vecchio della cantina. Mi accorgo di averti fatto un lungo sermone e di non averti offerto, a conti fatti, alcun mezzo pratico.
Non ce ne sono. Tutto dipende dall'abilità personale, dalla finezza dell'intelligenza e dagli individui. Potresti farti prete o farti saltare le cervella. Ma c'è qualche altra cosa da fare. Un matrimonio. Per la verità, sarebbe come cadere dalla padella nella brace. E poi, ti libererebbe? Insomma, detto tra noi, sai che cosa farei al posto tuo? È un po' grossolano quello che sto per dirti, ma tutto è permesso quando ci si deve difendere. Ebbene, cercherai di metterla incinta, se è ancora possibile. Se la prenderà con te a tal punto che forse ti lascerà. Vorrei proprio che nei collegi si impartisse un insegnamento speciale per premunire gli allievi dai pericoli di questo genere. Insegnano il greco e il latino, che non servono a niente, ma non insegnano a difenderci dalle donne, che sono in fin dei conti il più grande pericolo della nostra vita. Dovrebbero rivelarci la loro natura, le loro furbizie, la loro tenacia e mille altre cose ancora. Dovrebbero metterci in guardia contro di loro. Ma è anche vero che forse non servirebbe a niente. Ti stringo la mano, come si fa sui cancelli dei cimiteri, con le persone alle quali non si può offrire nessun sollievo e che non possono essere consolate. Per copia conforme, Mafrignese.